A Luang Prabang alloggeremo in questo albergo. È immerso in una folta vegetazione tropicale. Siamo a 300 metri di altitudine sul livello del mare. Cappella del Buddha d'Oro. Il trono in legno dorato. Palazzo Reale di Luang Prabang. I giardini dello stesso. Il fior di loto di terra. Altre piante particolari di questo giardino. I monaci del tempio vivono in questo ambiente. È l'ora del riposo. In questa piccola biblioteca è custodito il Buddha che i fedeli portano in processione sul fiume Mekong nel mese di aprile, una sola volta all'anno. La Cappella Rossa fu donata dai francesi ai laotiani in occasione della colonizzazione. Un altro tempio particolare di questo straordinario complesso. Carro funerario all'interno del tempio fu fatto costruire per l'ultimo re nel secolo scorso, ma non è stato mai utilizzato. Il particolare rappresenta il Naga, serpente acquatico. Per questi importanti monumenti nel 1995 l'UNESCO ha dichiarato la città di Luang Prabang patrimonio mondiale da preservare. Stiamo visitando una parte dell'intricata foresta tropicale. In questa folta vegetazione è possibile incontrare numerosi serpenti. Questo bimbo Nahua mi guarda incuriosito. Ci addentriamo nel villaggio. È immerso nella foresta. Qui viene raccolta l'acqua. Una delle abitazioni in cui dormono. E questi bambini che fanno festa, questa donna lavora per vendere i suoi poveri prodotti artigianali. Quest'altra sistema la mercanzia su una povera bancarella vicino alla casa. Oggetti fatti a mano. You can buy, vendi for you, mai.
è una povera abitazione immersa nella folta foresta tropicale. Questa giovane donna ha 4 bambini. Il governo ha tentato di dare a queste donne i contraccettivi gratuitamente, ma esse li hanno rifiutati e pertanto le famiglie sono molto numerose. Una bambina di 3 anni, una chioccia con i pulcini, queste 2 bambine cercano di venderci i prodotti lavorati a mano dalle loro madri. Una ragazza della comunità. Quest'uomo sta scolpendo un elefante in legno. I lavori sono rigorosamente fatti a mano. Qui vengono esposti braccialetti fatti a mano. Il territorio del Laos si estende per 238.000 km quadrati. Esso per il 70% è ricoperto da foreste. Gli agricoltori coltivano soprattutto riso. Ai bordi di alcune strade crescono questi frutti che sono velenosi.